Sono di nuovo con Francesco Crisafulli nella mia Digital Bunch Academy. Grazie di nuovo per essere Grazie a qui. te, Caterina. E a seguito di una chiacchierata lunga che abbiamo avuto modo di fare oggi, tant'è che siamo seduti rilassati in questo meraviglioso parco, oggi ti volevo chiedere da dove nasce il tuo metodo rivoluzionario. Quindi parliamo di neuroscienze, parliamo di attività fisica che scatena un beneficio più da un punto di vista psicologico e cognitivo. Da dove nasce tutto questo? Allora, ciao Caterina, grazie. Allora, faccio un po' un cappello iniziale. Dunque, l'attività fisica intensa, come ho già detto, sviluppa determinate sostanze a livello cerebrale. Queste sostanze migliorano sì la performance muscolare, ma soprattutto migliorano il punto di vista psicologico. Tieni conto che ormai sono anni che pratico attività fisica intensa anche a livello agonistico e ho avuto dei risultati soprattutto a livello cognitivo. Il culmine però della sperimentazione è avvenuto 3 anni fa, quando ho trascorso un periodo buio della mia vita caratterizzato proprio da una sindrome depressiva. Può sembrare strano, ma quando una persona raggiunge i suoi obiettivi, ecco, la sua autorealizzazione, è proprio il momento in cui magari si sente più inutile, ok? Perché non ci sono più obiettivi, perché poi si assopiscono un po' le potenzialità del carattere. E come dico sempre io, il fallimento e l'autorealizzazione sono due facce della stessa medaglia, un po' come provocazione alla piramide di Maslow. Certo. Sindrome depressiva è causato o da un decadimento fisiologico ormonale, appunto dei neurotrasmettitori principali, da una repressione delle proprie potenzialità caratteriali e anche, diciamo, dalla mancanza di porsi nuove sfide e nuovi obiettivi. Col mio metodo ho trovato grande soddisfazione, sinceramente. Ho ripristinato i miei neuroormoni principali. Sono riuscito a porre nuove sfide, nuovi obiettivi, così da contrastare la sindrome depressiva. È stata una grossissima soddisfazione per me. Beh, Ne sono fiero. una bella sfida. Se volessimo dare un consiglio a chi si trova in quella fase, qual è, diciamo, il momento in cui ci può essere potenzialmente uno switch? Qual è il momento in cui si può veramente fare una virata? Allora, guarda, la soluzione c'è, la chiave di volta c'è per ognuno. La cosa che dico sempre è mai smettere di sognare, mai smettere di porsi gli obiettivi e le sfide, anche avvalendosi di un metodo di allenamento e in generale anche dell'attività fisica che possa aumentare proprio le sostanze che contrastano un'eventuale sindrome depressiva. Accade nella vita di ognuno di noi di avere dei momenti down. L'importante è saperli gestire al meglio, ma essere a conoscenza che la risorsa naturale, quale è l'attività fisica, può essere veramente un'arma potente. Nel tuo caso però facciamo durare questa Digital Bench un po' di più perché mi sembra che sia opportuna. C'è stato anche un lavoro di autocoaching che tu hai Assolutamente sì. fatto. Chi non ha questa opportunità, a chi si può rivolgere? Qual è la prima cosa che tu puoi consigliare? Cosa deve fare una persona che si trova in quel momento buio? Allora, sicuramente la prima cosa che si può fare è ascoltare se stessi, ascoltare se ci sono delle motivazioni importanti e affrontarle sicuramente con un coach professionista e avvalendosi anche di una persona, Tecnico. di un tecnico in grado di alleviare la sintomatologia e anche molte volte risolverla. Quindi non avere paura, non avere No, vergogna e assolutamente. chiedere aiuto soprattutto. Certo. Grazie Francesco Grazie a per la te. tua testimonianza e soprattutto da un punto di vista umano, poi tecnico Spero di poter fare anche delle digital bench in abbigliamento sportivo, a conclusione dell'allenamento, sperimentando il tuo metodo. Perfetto, grazie Grazie a te. ancora. Ciao.